Le vacanze sono sempre un'occasione unica per vivere dei momenti particolari. L'arrivo, una valigia che non torna, la condivisione delle ansie o delle stanchezze che ci hanno accompagnato tutto l'anno. Ogni cosa può portarla in una direzione ben precisa. Questa è la nostra Maiorca. Quanto assomiglia alla Sicilia, così varia nei paesaggi. Dalle spiagge accoglienti ai litorali rocciosi a picco sul mare. È il confine ideale tra Europa ed Africa. Non riusciremo a vederla tutta, ma è sempre il nostro amore per la Spagna che ci porta a conoscerla in tutti i suoi aspetti. Di tutte le città delle Baleari, Palma è quella che più vanta una grande memoria storica. In genere chi visita Maiorca cerca il sole, i divertimenti notturni e le spiagge, però sono in molti ad apprezzare le città e i paesi storici, in particolare le viuzze della capitale, che offre tantissime cose da vedere e una grande varietà di ristoranti e negozi. Plaza Mayor è un'isola pedonale. Il centro della piazza è occupato da bancarelle di un mercatino che vende ogni tipo di manufatti e da musici e giocolieri che intrattengono i passanti. Ma il principale tesoro di queste isole è la Cattedrale di Palma, considerata uno degli edifici gotici più belli della Spagna. Se l'esterno è imponente, l'interno incute quasi timore. Ci accoglie un arco rinascimentale, ma è subito il soffitto a catturare la nostra attenzione. Sembra quasi sospeso a mezz'aria. Il più grande dei 7 rosoni ha un diametro di 12 metri e il suo effetto è amplificato dalle file di vetrate più piccole che aumentano la sensazione di ariosità e di luce. Antonio Gaudí ha ripristinato il baldacchino sopra l'altare maggiore, la sua corona di spine. Sul retro della cattedrale ha sede l'eccentrico museo diocesano. Passage des Born è uno degli angoli più belli di Palma. Durante la dominazione araba era un fossato che impediva l'accesso alle mura. Oggi è il luogo di passeggio della città. Alcudia è un altro posto che visitiamo, un delizioso porto con tanti ristoranti. Le località costiere di questa regione sono un buon punto di partenza per visitare l'estremità settentrionale della Sierra de Tramontana e le grotte e le baie della costa orientale. Oggi mi brucerò, non lo so. Si
possono ancora trovare calette e spiagge isolate, anche se spesso sono difficili da raggiungere ed impongono la rinuncia a qualche comfort.